Grazie Presidente. Sinceramente anche noi avremmo preferito avere come interlocutore il consigliere Corsetti, perché giustamente la delibera era a firma sua, però possiamo dire che come Commissione Patrimonio ne abbiamo discusso ampiamente con lui durante una delle sedute delle commissioni, durante la quale abbiamo espresso parere negativo per questa proposta. Anche se riconosciamo alcuni spunti che possono essere interessanti, abbiamo invitato il consigliere Corsetti a collaborare con noi nella stesura del regolamento che prossimamente porteremo in commissione, ma abbiamo avuto delle difficoltà ovviamente nella realizzazione di questo regolamento e quindi ci abbiamo dovuto lavorare veramente molto. Spero che riusciremo ad affrontarlo allo stesso modo con cui stiamo facendo un lavoro in commissione con regolamento dei beni confiscati, sicuramente più velocemente, perché tanti aspetti legati alle concessioni che abbiamo dovuto approfondire nell'ambito del regolamento beni confiscati, le nozioni apprese le riporteremo, anzi lo abbiamo già fatto, lo stiamo facendo all'interno del regolamento delle concessioni, quindi speriamo decisamente di andare più spediti. Tuttavia alcuni aspetti di questa delibera non convincono, oltre al fatto che è molto lacunosa relativamente ai parametri con cui si riesca ad identificare la continuità della funzione pubblica svolta all'interno di ciascuna concessione, però chiede anche di dare applicazione ad un articolo di una delibera, la numero 202 del 96. Quindi nel 96 attraverso questo articolo si cercava di regolarizzare alcune posizioni, quindi era una sorta di sanatoria per le associazioni, insomma, ad uso sociale, ed è citata appunto in delibera. Entro 120 giorni ci doveva essere una disamina di queste associazioni e una regolarizzazione. Non è stato fatto addirittura nel 96, cioè capite bene che andare a riprendere questa deliberazione così datata, che oltre al fatto, volendo sottolineare l'aspetto della tempistica, poteva essere fatto dal 96 fino ad oggi praticamente ogni consigliatura che si era insediata qua al Comune di Roma, ogni maggioranza avrebbe potuto dar seguito all'epoca a questa deliberazione. Dal 96 ad oggi non l'ha fatto nessuno, quindi è chiaro che prendere adesso una delibera così datata e andare, come dire, a riconoscere tout court le associazioni che così tanti anni fa stavano all'interno di questi immobili, chiaramente non è una proposta che sia accoglibile. Oltre a questo, i pareri del Dipartimento Patrimonio sono negativi e l'ex direttore del Dipartimento, la dottoressa Grassi, è venuta in commissione e ha spiegato anche molto bene il perché questi pareri fossero negativi, quindi ha dato ampia soddisfazione, ma come giusto che sia, al consigliere Corsetti e a tutti noi consiglieri anche di maggioranza, perché chiaramente volevamo capire la direzione che possiamo prendere per rimanere all'interno di un ambito che non travalichi la legalità e quindi ci consenta di andare spediti in una strada verso sicuramente la giustizia sociale, ma che non appunto abbia delle regole, segua delle regole ben precise, che chiaramente se si esce da lì non solo non ci sarà il parere positivo di nessun direttore di dipartimento, ma noi stessi per primi non lo vogliamo fare. Quindi dispiace non avere il consigliere Corsetti, ma come lui ben sa riporteremo gli spunti positivi di questa delibera all'interno del lavoro della commissione. Grazie.